Volevo fare una piccola riflessione. No, innanzitutto mi viene in mente una poesia di un grande poeta tedesco contemporaneo che dice: io scrivo, ma ciò contro cui scrivo non sa leggere. E penso che la questione che poi ci sta portando a fare questa riflessione sia proprio questa. Vorrei fare un'analogia che non è artistica assolutamente, ovviamente, ma solamente sociologica. Quando un politico che non stimo affatto, anzi proprio detesto, Roberto Calderoli, ha in televisione alzato una maglietta con una innocente, per noi che pensiamo, vignetta ironica contro l'Islam, vignetta che ha fatto sì che ci fossero delle reazioni mondiali veramente allucinanti, tutti gli sono andati contro, perché cioè forse quello che ci sfugge, che non dobbiamo meravigliarci del fatto che ci siano gli idioti e che si comportino da idioti. Gli idioti sono idioti, e quindi è un po' come dire, prevedibile che ci sia qualcuno che questo spettacolo veda soltanto che c'è Gesù, e davanti a Gesù c'è un vecchio che si è cagato addosso, e questo è brutto, e questo a me possono venire in mente Serrano, con il profondo significato religioso della sua opera Peace Christ. A me può venire in mente che cosa dice Sant'Agostino riguardo all'aspetto umano della Trinità. Però ecco, volevo soltanto dire che gli idioti esistono, e allora vorrei chiedere a te se ci avevi pensato che tutto questo sarebbe successo.